Persone aperte di mente quale voi siete! Oggi andremo a trovare la netherite perché come vedete ho solo il diamante. E mi sono sistemato l'inventario perché sì, dovremo andare nel nether. Quindi faremo la sfida degli 8 minuti, credo, non lo so adesso quanti minuti. Però praticamente faremo una sfida della netherite. Guardate che sarà complicatissimo. Io infatti mi sto anche cercando di preparare il telefono magico. Perché chiaramente poi il telefono deve essere magico. Se no tu non puoi fare una sfida senza che il telefono sia magico. Infatti adesso, oddio cosa sto facendo? Avete visto? E cercava di sabotarmi il telefono, secondo me. Però adesso persone aperte di mente, perché vi dico che siete aperte di mente, perché la verità sto vedendo qualcosa di strano, comunque con quella cesta. Ah! No, ma che sei fuori? Allora, di tutto non ti permetterei mai più. Secondo, io sto morendo pian piano. Cioè, come ti sei permesso? Ma avete visto? Questo qua è un assassino. Cioè, letteralmente, un pazzo furioso, ragazzi. Cioè, ok, però qua c'è un pigman. Se non gli faccio niente, non succede niente. Io intanto imposto il timer. Anzi, inizio già a preparare il timer. Allora, praticamente, dobbiamo andare verso una direzione ben specifica. Perché io so che il coso qua, diciamo, come si chiama, il... avete capito tutti, no? Il posto dove andare a trovare la netherite è praticamente da questa parte. Si deve andare da circa questa parte... Ora non mi ricordo perfettamente dove era, perché sapete com'è? Io con il senso dell'orientamento non ci siamo proprio, ma purtroppo a volte, sapete com'è nella vita, purtroppo a volte succede anche questo, Però dobbiamo prepararci bene, perché chiaramente... E poi ovviamente dovete dirmi, secondo voi, se troverò almeno un lingotto di netherite oppure no. Io qua non me la fido molto, ragazzi. Cioè, nel senso, non mi fido molto di trovare un lingotto di netherite, anche perché probabilmente... probabilmente qua moriremo. E poi comunque è giusto per devo fare un taglio, perché chiaramente mi sono scordato di prendere le pozioni. Porca puzzardona, vedete tutte queste grandi pozioni che ho qua? Allora, prima di tutto mi splosho la pozione, così ci vedete qualcosa. E poi dopo bevo la pozione di Fire Resistance, che è molto importante nella vita qua nel Nether, perché se no non si sopravvive, ragazzi, aperti di mente. E ora che io posso, ovviamente avvio il timer, perché mi stavo scordando. Ok, perfetto, 8 minuti, via, via, sono partiti. Adesso dobbiamo trovare tutta l'ancient debris, tutta quanta, proprio tutta. Sto trovando materiali strani. Però adesso che stiamo scavando, posso anche iniziare a scavare, sì, certo. Posso anche iniziare a parlarvi di cose molto importanti. Perché io a volte vi chiamo persone aperte di mente? Beh, perché le persone che praticamente mi seguono, di solito sono persone aperte di mente, proprio come siete voi. A differenza di tutti gli altri youtuber, sapete che se seguite il mio canale, siete... automaticamente aperti di mente. Cioè un po' come avere, non lo so, tipo il 10 a scuola, no? Stessa identica cosa, è la stessa cosa. Cioè vuol dire che se hai preso 10 a scuola, vuol dire che hai studiato ed è sicuro che hai studiato. Ecco, stessa cosa qui sul mio canale. Se seguite il mio canale automaticamente sapete che siete aperti di mente, e le altre persone sanno che siete aperti di mente. E questa è la cosa più importante, perché poi comunque secondo me nel 2021 serve essere aperti di mente, ragazzi. È importantissimo. Infatti le persone che comunque parlano male delle persone che stanno insieme, delle altre persone che magari stanno insieme dello stesso sesso, eccetera, è completamente sbagliato. Noi dobbiamo essere tutti aperti di mente e accettare tutte le persone, tutte quante, anche magari le persone che arrivano da altri paesi. Dobbiamo accettarle. Cioè dai, per favore, 2021, per favore, non dobbiamo parlare di ste cose. Cioè, sarebbe anche ovvio non parlarne, però mi rendo conto che bisogna parlarne, perché evidentemente alcuni non hanno capito. E vabbè, niente di che, però insomma l'importante è capirlo e sapere che se mi seguite siete automaticamente aperti di mente. Tutti quanti, tutti quanti, ma infatti c'è proprio un mio simbolo praticamente. Quindi adesso cerchiamo di scavare sempre di più appunto per trovare questi diamanti. Diamanti, volevo dire diamanti, non diamanza. Mancano, beh, 6 minuti circa. Io qua praticamente, non so, ma mi sta dando la scossa al cavo. Adesso, se muoio in diretta, spero di no, chiaramente, però se muoio, cioè, insomma, se muoio su Minecraft, chiaramente, sapete che è successo qualcosa di particolarmente importante. Siamo a 5 minuti e 57. Ma secondo voi troverò qualcosa? Perché... i diamanti nella scorsa sfida, ho visto anche che vi è piaciuto, quindi ho detto riportiamolo, perché a quanto pare ai ragazzi piace questa cosa, no? E quindi ho detto ok, li ho trovato dei diamanti, ma effettivamente qua io riuscirò a trovare dei diamanti, dei diamanti, sì, cioè dei diamanti mai, ma dico dell'ancient debris oppure no? Perché sapete bene che l'ancient debris praticamente è la cosa per fare la netherite, che poi dopo si può fare l'armatura e tutto quanto. E io tipo ho due di netherite che mi aveva dato, regalato Nick, perché Nick praticamente era andato a scavare un sacco, lui è il più ricco del server praticamente, e ha preso tanta netherite.
E quindi ora abbiamo tutti quanti, cioè nel senso ci ha dato due blocchi a tutti quanti noi. E anche a me quindi. E quindi questa cosa è molto bella. Però comunque devo avere altra mia netherite, perché se no non posso considerarmi ricco. Affatto ragazzi, cioè nel senso anche voi nei vostri server. Ma voi avete la netherite? O lo prendo perché sinceramente è anche cute. No, però scherzo, non servono a un caspiterino di niente le pepite. Cioè, secondo voi a cosa servono, scusate, le pepite? Ma mi spiegate cosa servono le pepite d'oro nel Nether? Forse in effetti servono, magari se vi siete scordati loro a casa. In quel caso, magari farvi un cappellino d'oro per i piglin che poi dopo si arrabbiano tantissimo e poi dopo potrebbero infilare la loro lunga ascia all'interno del vostro. All'interno del vostro pensiero critico, chiaramente dico, su Minecraft peraltro. È particolarmente importante. Peraltro, io ho notato una cosa molto particolare: che ragazzi, sono scemo. Ma devo ritornare indietro di nuovo. Ti ho rotto il piccone. Cosa fa? Devo ritornare indietro. Rieccomi, riprendiamo qua. Praticamente ho preso un nuovo picconone. E siamo a 4 minuti 17 comunque. È importante cercare di saperlo, perché siamo a 4 minuti 17. È importante. Allora, cos'è che è successo? Praticamente sono andato a prendere il piccone. E peraltro ho anche preso 3 diamanti in più. Io ho sentito un rumore strano, però non voglio distrarmi, ragazzi, perché dobbiamo trovare come cazzo si chiama? La Ancient Debris. Ma proprio ha un nome strano comunque. Perché si chiama Ancient Debris? Cioè, nel senso, è come chiamare tuo figlio in un modo strano, tipo Puzzacchiotto. Cioè, non è bello. Poi dopo, vabbè, ovviamente. Se uno si chiama Puzzacchiotto va bene. Cioè, non sto dicendo niente. Però, insomma, mi sembra un po' strano. Allora, praticamente, qua cos'è che c'è? Un beato ceppo di niente, c'è solamente Netherrack. Però scusate, io in 8 minuti effettivamente ma riesco a trovare. Perché guardate che questa qua è rarissima. Cioè, se la riesco a trovare sono proprio. Mamma mia, sono la persona più fortunata di codesto mondo di ciattolo. E porca no, non mi devo rompere il microfono. Però i miei capelli continuano ad andarmi sulla faccia, porca puzzardona. Devo prendermi un cappello, così me lo metto quando registro i video, così i capelli non mi vanno sulla testa. Cioè, dico sugli occhi, non sulla testa. Sulla testa, grazie al cavolo, è che mi stanno i capelli. Cioè, immaginate se non ho i capelli sulla testa. Cioè, dove ce li devo avere? Sulla spalla, magari, tipo. Tipo, sulla spalla che scendono tipo così, no? In parte alla spalla. Sarebbe molto particolare come cosa. E non l'augurerei a nessuno. Poi, peraltro, magari immaginatevi solamente una spalla, no? Praticamente. Sarebbe una cosa orribile, chiaramente. Ma comunque, la lava fa proprio. Ribrezzo. Ancora, basta, per l'amor del cielo. Comunque, basta, ancora, ma porca. No, vabbè, mi prendono per il sederino. Cioè, allora mi prendo per. Allora ditemelo che mi state prendendo per il sederino. E io devo avere delle conseguenze, chiaramente. Devo pensare a qualche conseguenza per voi, per le vostre chiappette, insomma, per non dire qualcos'altro, per essere più family friendly possibile. Adesso, chiaramente, è molto importante anche tenere in considerazione tutto il contesto, no, delle pozioni. Ricordiamoci che noi le pozioni praticamente sono molto importanti, perché senza di esse noi non sopravviviamo affatto in questo mondo crudele. Perché sì, purtroppo a volte questo mondo crudele, almeno su Minecraft. E quindi, mancano 2 minuti. Questo potrebbe essere un problema, perché io non ho ancora trovato uno, letteralmente nemmeno uno, di Ancient Debris. Ciò vuol dire che sono fin. Se io non la trovo, vuol dire che ho perso, ragazzi. Sinceramente, a me non è che piaccia perdere. Ciò che è vero, si fa per divertirsi. Però, comunque, io vorrei anche vincere. Cioè, nel senso, quando faccio le cose. Ecco, perfetto. Ho perso la Night Vision. Quindi vuol dire che siamo praticamente al capolinea, caput. E mi sa che ho perso proprio tutto, allora. Bene. Bene, allora mi splascio questa. Poi dopo mi splascio questa. Mi bevo quest'altra, anzi. Ok, perfetto, bene. Adesso manca 1 minuto e 25, 23, 22. E mi sono cagato addosso. Non permettetevi mai più. Cioè, veramente, non è normale. Comunque, scrivetemi voi nei commenti che serie vorreste vedere sul mio canale. Perché a me stanno venendo in mente. Io mentre scavo, non lo so, ma mi vengono in mente tante cose. È proprio il mio processo creativo, no? Quando penso ai video, cosa faccio? Mi metto a scavare su Minecraft. Mi vengono un sacco di idee in mente. Tipo, mi vengono idee tipo di avventura con i draghi, eccetera. Sarebbe fighissimo comunque. Cioè, io dovrei fare una cosa del genere. Oppure, tipo, non lo so. Comunque, ho in mente di fare una cosa veramente bella che mai. Cioè, non credo che qualcuno abbia fatto. Però bisogna vedere come la prende YouTube. Io ve la butto lì. Stay tuned, ragazzi. Stay tuned. State tuned. Nel senso, state sul mio canale. State pronti. Perché potrebbero arrivare un sacco di cose. Sì, però io. Allora, io non voglio. Cioè, nel senso, scusatemi. Cioè, sto facendo questo video. Devo trovare almeno uno di Ancient Debris. Cioè, anche se. Ok, mancano 20 secondi. 26 in realtà.
Ok, va bene, magari non ne trovo nessuno, però comunque vado avanti finché non ne trovo qualcuno e poi ve lo faccio vedere, se no poi dopo che noia, cioè nel senso, capitemi, no? Cioè, ovviamente taglio, non è che vi faccio vedere per 2 ore che magari scavo, però taglio, faccio vedere che prendo l'Ancient Debris perché comunque c'è, cioè nel senso è necessaria, e poi dopo chiaramente, niente, cambio totalmente e finiamo il video, però prima devo trovarla. Infatti, mi sa che è finito qua, è finita, mi sa che è finita. Sentitelo il timer. Bene, non abbiamo trovato niente, abbiamo perso. Però io, come ho detto, devo continuare. Quindi io vi ricordo che se mi seguite, siete aperti di mente, automaticamente siete proprio considerati così. Ah, l'Ancient Debris! È questa qua! È questa, porca puzzardona, scurreggiona, maialona. Ok, perfetto. Cioè, se io ora vado a casa, la cuocio, sta roba, cos'è che succede? Non lo so, non so come si fa. Devo chiedere al mio amico, perché io sono proprio ignorante. Anzi, scrivetemelo voi nei commenti, perché sono molto curioso di sapere come si fa questa Ancient Debris, come caspita si chiama. E mi raccomando, ricordatevi di restare sempre aperti di mente, persone aperte di mente, perché è molto importante in una società come oggi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!